Splendido centro storico, problemi però da risolvere con urgenza al fine di ripristinare condizioni di sicurezza e vivibilità gravemente compromesse. La situazione di via Fiera Mosca a Lanciano, 4 passi dal miracolo eucaristico, altri 4 da piazza Plebiscito, non è nuova, con i primi caldi che favoriscono la presenza sin dentro le abitazioni di blatte e ratti. In estate è vera e propria invasione. Animali e insetti che trovano dimora nelle abitazioni fatiscenti, in cui da anni non vengono eseguiti lavori di manutenzione e che la notte dilagano. A loro si aggiunge l'odore nauseante delle carcasse di animali morti, topi e piccioni, il guano sempre presente. Più volte è stato chiesto l'intervento del comune, ma al di là di una sola sanificazione, il problema è ancora irrisolto, così come quello di una rete fognaria datata, con le acque reflue che viaggiano a pochi centimetri dalla strada. Occorre insomma una disinfezione periodica, come richiesto dall'avvocato Alessandra Veronesi, che si è fatto carico delle rimostranze dei residenti. Il Comune si è sentito anche offeso di queste mie considerazioni, perché hanno detto, insomma, hanno sostenuto che il Comune si è sempre fatto parte diligente. Però, sinceramente, basta che uno si fa un giro per Lanciano, la parte vecchia di Lanciano, io non credo, ci sfido chiunque a trovarla pulita. Quindi non so come sia stato questo intervento. E attualmente, ripeto, io sono già passati 20 giorni dalla mia lettera al sindaco, ma io onestamente non ho ricevuto nessun tipo di risposta. Il fenomeno, ricordiamo che solo E all'inizio. solo all'inizio, perché l'anno scorso mia figlia è venuta ad abitare qua a giugno inoltrato ed era una situazione drammatica. Quindi se abbiamo già cominciato adesso ad avere una situazione già ingestibile, posso solo immaginare tra giugno e luglio che cosa succederà qui. Cosa Quindi chiedete allora con decisione e determinazione? chiediamo la pulizia immediata e la disinfezione delle fogne, delle strade, dei vicoli che portano alle strade principali di Lanciano Vecchia, della Piazza del Malvò e soprattutto anche la presa d'atto che ci sono degli edifici fatiscenti di proprietà comunale, come quello che è sulla Piazza del Malvò, dove c'erano prima gli amici della musica, che non possono essere tenuti in queste condizioni perché sono ricettacolo di animali che possono essere anche pericolosi, perché ci stiamo preoccupando del Covid, di non avere problemi con il Covid, e poi abbiamo le blatte, i topi, i ratti, piccioni che naturalmente fanno il macello da tutte le parti. Quindi che venga tenuta, curata e pulita la parte di Lanciano Vecchia, una volta per tutte. Dopo aver interpellato lo scorso anno i responsabili della salute pubblica del comune e della competente ASL, l'intervento si è rivelato solo palliativo, con un lavaggio fugace unico delle fogne, idem per quelli superficiali dei vicoli e delle strade. Arriva la stagione calda e si è punto e a capo. Ludovica ha deciso di investire sul centro storico acquistando casa. Mai avrebbe immaginato di trovarsi smarrita dinanzi ad una condizione che potrebbe invece risolversi senza essere suscettibili, ma fattivi. Noi come cittadini possiamo arrivare fino a un certo punto, farci carico della nostra porticina, di mantenere tenute le nostre case, i nostri scarichi, piuttosto che pulire davanti la nostra porta. Però non basta, non è sufficiente e non è bello sentirsi così soli in questa cosa, perché ci si sente che quando poi si va a chiedere, si fa una richiesta al comune, c'è assoluta negligenza, c'è assenza E chi si e offende? ci si offende soprattutto. Quando gli offesi dovremmo essere solo ed esclusivamente noi, perché veniamo letteralmente abbandonati. In più ci terrei anche a dire che io nelle mie passeggiate col cane vado spesso nella zona del quartiere di Lanciano Vecchia e dei Bastioni, quartiere che è tenuto in modo meraviglioso proprio perché molti degli uffici comunali sono collocati in questo quartiere. Invece, siccome da noi non ci sono uffici comunali, non ci sono dei luoghi di interesse così politico, chiaramente veniamo abbandonati.